ovviamente mano a mano che si va avanti, comunque anche la condizione fisica migliora, è fisiologico, quindi questo ci serve sia per il fisico, la condizione atletica, per trovare le misure, per trovare le giocate che ci chiede il mister, quindi piano piano arriveremo ad avere la forma ottimale. Sei uno dei giocatori più esperti del gruppo, conosci benissimo anche Sannino che spesso e volentieri se la prende anche tanto con te proprio in virtù anche della conoscenza. Qual è stato l'impatto con Sannino, tu che lo conosci già da tempo? No, ma il mister lo conosco sia come allenatore e poi insomma è una persona che comunque pretende come giusto che sia, quindi ha un gruppo di ottimi ragazzi, abbiamo tirato fuori meglio di noi stessi, lui penso che sia la persona giusta, quindi non c'è problema, tutte le indicazioni che ci chiede noi cercheremo di farle, ovviamente 5-6 giorni sono pochi nel senso, però sono sufficienti per iniziare a capire cosa vuole. Quindi piano piano le giocate verranno sicuramente. Dice anche un po' che aria tira nel gruppo perché sì, ritiro, sudore, lavoro, ma anche mercato, inevitabili, le sirene in entrata e in uscita per qualche tuo compagno. Ma personalmente parlando io, come noi tutti, ci concentriamo a fare quello che dobbiamo fare, quindi si sa che in questo periodo si sentono voci. Però dobbiamo solo pensare al calcio e al campo e a trovare la condizione, perché noi veniamo da un mese che comunque eravamo in vacanza, quindi dobbiamo cercare inizialmente di ritrovare la condizione atletica, perché senza di quella, e poi cercare di fare le cose che ci chiede il mister, perché comunque ogni mister ha le sue idee, quindi potrebbero essere anche un po' diverse da quelle che avevamo, ma come è giusto comunque che sia, quindi dobbiamo seguire le sue indicazioni e quindi. Però bisogna avere la condizione fisica perché, che ci deve accompagnare per tutto l'anno. Davide, a proposito di idee, di indicazioni, 4-4-2 per quasi tutta la settimana, stamattina per la prima volta prove di 3-5-2 così come è capitato anche nel secondo tempo. Sì, il mister giustamente prova perché comunque ha molti giocatori che possono interpretare più ruoli, quindi il mister 4-4-2, poi ha provato il 3-5-2, anche perché potrebbe servire nell'arco del campionato. Però mi pare che il Canovaccio, vista anche il tuo passato con Sannino, sia il 4-4-2. Sì, però nel senso a seconda anche degli avversari, della tattica degli avversari potrebbe anche cambiare, noi dobbiamo essere in grado di giocare. E a proposito di questo, a tuo avviso, insomma, in campo la squadra ha bisogno di che cosa? Non questo dovresti chiedere a Sannino. Io per ora sono giocatore, poi in futuro non lo so se sarà. Sarà l'allenatore? Non lo so. Mi piacerebbe, però so che è molto difficile. Quindi cominciamo con qualche spunto. Ma non, ripeto, adesso ho ancora 10-15 anni di carriera davanti a Ah, me, a quindi. posto. Intanto c'era tanta gente da Salerno per la Salernitana a 550 km di distanza. Questo si sa, i tifosi sono grandiosi come sempre, che ci sostengono sempre, anche quando c'è da fare i chilometri ce l'hanno dimostrato. Quindi quest'anno nuova avventura, nuovo campionato. Diversi obiettivi. Diversi obiettivi. L'obiettivo è sempre quello: prima di laurearsi bisogna diplomarsi, non si può prendere la laurea senza il diploma, quindi noi dobbiamo sicuramente arrivare alla salvezza il più presto possibile. È una Questo squadra è. che ha capacità di studio, cioè sa studiare questo gruppo rispetto magari al passato e quindi può puntare alla laurea dopo il diploma. O ha dei Ma debiti. intanto, una volta che ci diplomiamo, poi si può parlare anche di Champions League, non ci interessa. Però non si può parlare di Champions League prima di diplomarsi, quindi prima bisogna passare alla salvezza, il più presto possibile, perché l'obiettivo il più presto possibile poi ti dà la spensieratezza, la serenità tra virgolette di potersi giocare qualcosa, eh sì, però bisogna sempre passare di lì, quindi il calcio ha dimostrato e anche l'anno scorso ha dimostrato che pur avendo un'ottima squadra ci sono delle difficoltà, ci sono tante squadre che sono state in difficoltà in tanti campionati, in Serie A, in Serie B, che pur avendo ottime squadre poi si sono o retrocesse o sono salvate all'ultimo, quindi ottima squadra non è, nel calcio non è mai sinonimo di salvezza sicura, quindi ma non è un discorso il mio per mettere le mani avanti, è un discorso maturo nel capire che se la squadra è buona bisogna arrivare alla salvezza il prima possibile. Vorrei tornare all'aspetto tattico che facevi riferimento. Sannino ci chiede determinate cose, magari
che non eravamo abituati a fare in un passato. Naturalmente al passato ti riferisci alla tua esperienza in maglia granata. Ecco, siccome un ruolo centrale in questo 4-4-2 che Sannino sta provando a disegnare alla Salernitana lo hanno proprio i due centrocampisti, i due mediani della squadra, ecco, che cosa vi chiede in particolare? Perché noi notiamo dagli allenamenti che è pressante sotto certi aspetti Sannino, vi chiede sempre di cambiare fronte del gioco, di cercare il compagno più vicino, di essere anche imprevedibili nel fraseggio e di non buttare mai la palla. Sì, sì, sì. Sono cose che comunque ci sta inculcando. Nel senso, ripeto, tutto passa dalla condizione fisica, perché se non hai condizione fisica è un ruolo come tutti, poi ogni ruolo ha le sue difficoltà e le sue cose belle, è un ruolo che è comunque dispendioso, sia in fase di propositiva che in fase di difesa, quindi difensiva. Quindi, ripeto, piano piano, anche sbagliando, perché se uno non sbaglia non impara, sbagliando i movimenti poi capisce dove sbaglia e si migliora. Però ripeto, 5-6 giorni è sufficiente per capire, ma non per essere completamente. Ci sono gruppi che comunque hanno bisogno di più tempo, però sicuramente ce la faremo a trovare le posizioni e la forma ottimale. Senti, un'ultimissima davvero considerazione, perché il tuo nome è circolato anche in trattative di mercato, da questo punto di vista puoi rassicurare, hai un contratto con la Salernitana e qui anni, vuoi rimanere? Assolutamente. Davide, l'anno scorso, a proposito di condizioni fisiche, c'è stata questa schiena che ti ha dato i tormenti e ti ha penalizzato, quindi la prima cosa da fare è rimettersi in sesto, lavorare tanto in ritiro per essere poi carichi, pronti, a posto dal punto di vista fisico. Sì, sicuramente, come dicevo prima, il ritiro serve per prendere la condizione e per mettersi a posto, quindi quello lo stiamo facendo, ognuno per i suoi piccoli problemini, idem io. E quindi questo però non garantisce che magari durante l'anno non possa ritornare, però sicuramente mi sto mettendo a posto, sto facendo insomma tutte le cure del caso. State lavorando anche con l'ausilio di GPS, rilevatori dei dati, per poter personalizzare poi la preparazione in base a questi dati che vengono registrati dal preparatore Arago. Secondo te questo tipo di lavoro, non so se lo avevate già fatto in passato, visto che ormai la tecnologia è preponderante nel calcio, quanto aiuta poi lo staff tecnico a farvi raggiungere la migliore condizione? Ma è una cosa in più, anche se poi l'occhio comunque è la cosa più importante. Però ho visto che parlavi con Rago, dicevi occhio a questi dati che c'è. No, i dati sono importanti per i preparatori per capire effettivamente, anche se uno magari è stanco, se ci ha fatto riposare oppure se può dare di più. Quindi sicuramente danno una mano, perché sono dati importanti, velocità, scatti, tutte cose che comunque noi facciamo durante la partita. Sì, in passato avevamo anche in parecchi adottato questa tecnologia, però io penso quando uno poi dà il massimo, ci può essere il GPS o no, comunque l'importante è quello. Vi chiede Sannino anche di fare delle scelte, in anticipo possibilmente, di arrivare quando sta arrivando il pallone, di aver già deciso cosa fare, poi ovviamente ci sono gli avversari, si possono modificare queste scelte, però vi chiede di ragionare in anticipo, così appunto da anticipare i tempi. Sì, sicuramente. Questo vi porta a giocare spesso di prima, uno, due tocchi massimo. Sì, sicuramente questo sarebbe il top, arrivare a pensare prima, così quando si arriva sai già cosa fare, questo è quello dove dobbiamo arrivare. Comunque ma è il Sannino che già conoscevi, quello che hai ritrovato qui a Salerno, o è cambiato? No, è così. Martello. No, vabbè, ma lui ovviamente la squadra deve dare il 100%, quindi il mister ha questo carattere, e comunque non è che è un carattere proprio di quelli che non se ne vedono, nel calcio ci sono, ma va benissimo perché rimane sempre nell'ambito calcistico e vuole il bene della squadra, quindi non c'è problema. Sannino dice: i bambini che hanno gli attributi con me giocheranno sempre. Tu in quel Varese eri uno di quei bambini? Sì, io avevo 19-20 anni. Che adesso no? Giocai sì, quasi sempre. È giusto, perché una persona, comunque un ragazzo che ha 20 anni può dimostrare di essere più maturo di 1,35, quindi chi dimostra gioca. Ce ne sono interessanti motto. Mantovani, questo Cenai che è arrivato. Sì, ma più la squadra è interessante, più fa il bene della squadra, perché poi se non gioca uno e gioca l'altro, alla fine quando poi esce e viene sostituito ne gioca un altro bravo alla stessa maniera, quindi questa è la forza della squadra. Davide, è meglio con Ožer, Bacinovic o Bovo? Secondo te cosa ti rispondo?
Ma rispondimi tu. Vabbè, te la devo fare. Ma secondo te, cioè, sono tutti ottimi giocatori? Ma è vero, eh? Un conto degli ottimi giocatori, ti chiedevo l'intesa. Ma io non devo pensare con chi gioco, io devo pensare a giocare bene io e poi di conseguenza il mio reparto. Quindi sicuramente Ronaldo non lo conosciamo ora, Bacinovic la stessa maniera, Ožej la stessa maniera, Bobo la stessa maniera. Quindi sono tutti giocatori con cui ho giocato, quasi tutti tranne Bacinovic, con Ronaldo. Quindi mi trovo bene con tutti. Ma la cosa importante è che il mister sta dando una fisionomia alla squadra e a tutti i giocatori che giocano, insegna le stesse cose per arrivare poi a un certo punto a riuscire a giocare con gli stessi, alla stessa maniera con tutti, perché se tutti fanno tutte le cose che chiede il mister, alla fine giocare con uno o con l'altro non dovrebbe essere difficile, non ci dovrebbe essere differenza. Senti, forse ci sbagliamo, siamo davvero alla conclusione di questa conferenza stampa, vedo che non hai risposto comunque con me, ma non è un problema, ci mancherebbe, il gioco delle parti. Ecco, da questa conferenza stampa traspare una mia sensazione, un entusiasmo diverso in Moro, cioè non ti voglio trascinare in alcuna polemica rispetto a un passato più o meno recente, però ti vediamo estremamente motivato, hai un grosso entusiasmo e la voglia di dimostrare a Salerno, ai salernitani, che dall'anno scorso, dalla sofferenza per quella salvezza raggiunta dagli ultimi 180 minuti di campionato, si può partire per una stagione differente. È chiaro che poi c'è l'imponderabile, le partite, però c'è uno spirito diverso, ecco, questa è la domanda. Non solo di Moro, di tutti, c'è lo spirito diverso per iniziare a far bene fin dalla prima giornata di Coppa Italia o di campionato, insomma. Quindi l'entusiasmo è giusto che ci sia, la consapevolezza di dover soffrire tutte le partite e di dover correre 90 minuti, perché solo così potremo arrivare alla salvezza il prima possibile, al diploma. Quindi l'entusiasmo ci deve essere assolutamente, ma non ci deve essere, non bisogna abbattersi se si perde le prime tre. No? Come ci siamo esaltati forse l'anno scorso avendo vinto con l'Avellino, allora forse è meglio perdere 4 di fila e poi vincere il resto e salvarsi prima. Questa è la colpa. No, ma per dire che non ci si deve né abbattere quando se ne perdono 3 e né sentirsi in Serie A se ne vinca 4 di fila. Quindi bisogna stare sempre nell'equilibrio che ti permette di affrontare le partite dopo sempre alla stessa maniera. Tu devi giocare bene anche perché Sannino ti ha fatto una promessa, l'abbiamo sentita tutti. E mi strappa capelli, ma tanto prima o poi mi cadranno, quindi... Poi ti volevo chiedere, hai giocato tanto tempo sia in Serie A che in Serie B, qual è la differenza attuale col campionato che ha detto? Cioè, in Serie A è tanto che non ci gioco, quindi no, ovviamente c'è molta più qualità in Serie A, questo non è che lo dico io, cioè è palese, però Serie B è un ottimo campionato come si sa, ci sono ottimi giocatori ed è difficilissimo ed è lunghissimo, quindi questo... Ed è lunghissimo, vuol dire che non è mai finito. Ho visto l'anno scorso che eravamo in posizioni classifiche che ormai tante persone sembravamo, invece poi... Quindi questo lunghissimo ci deve far capire che bisogna stare sempre sul pezzo. Quindi